Buonasera a tutti, siamo qui all'ultimo concerto della 5 giorni della musica classica, un progetto importante che grazie alla capacità e alle sinergie che abbiamo messo in campo ha saputo portare degli importanti risultati su tutto il territorio e per questo vorrei ringraziare in prima persona Leila Scirvani, l'amico Pasquale Caminiti, il professore Mike Scirvani ed Enrico Melozzi. Questo sicuramente è un punto di partenza, però credo che da qui si può nascere un importante progetto. Come suol dire, siamo ancora all'inizio della montagna, ma sono sicuro che tutti insieme possiamo arrivare alla cima. Ringrazio la mia amministrazione comunale che è sempre presente e ha dato un forte aiuto a questa manifestazione, dimostrandosi sempre disponibili a sposare queste iniziative di alto spessore culturale. Vi auguro una buona serata e buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Allora, invitiamo sul palco la nostra insegnante, una delle nostre insegnanti di arpa, Martina Antoniozzi, che ci proporrà Leggenda di Regnier per arpa sola. Thank you.
Thank you.
Buonasera a tutti. Volevo venire a ringraziarvi prima, in realtà pochi minuti fa, solo che nel backstage abbiamo avuto un piccolo incidente. Mia sorella che si è sentita male, peccato non solo perché è mia sorella ma anche perché dovrebbe suonare, quindi spero che si riprenda a breve. Quindi mentre cercavamo di rianimarla nel backstage è iniziata questo bellissimo concerto, per cui siamo tutti veramente molto, molto emozionati, perché è il termine di un percorso durato 10 giorni, veramente bellissimo, estremamente intenso, estremamente emozionante per tutti noi. E ognuno di noi stava attendendo questo concerto con estrema ansia. Quindi prima di invitare la mia amica e collega Agne Keblite, insegnante di arpa, nonché bravissima arpista con cui avrò il piacere di spartire il palco tra pochi minuti, vorrei veramente ringraziare Pietro Ritano, il presidente della Proloco, che è stata la persona che ha reso possibile non solo questa serata, ma non solo ci ha aiutato proprio a realizzare anche le masterclass, questi corsi che sono durati 10 giorni, ma ha proposto lui di dare il via a questa 5 giorni della musica classica. Quindi veramente con tutto il cuore vorrei fargli un applauso e ringraziarlo. Vorrei ringraziare anche Bruna Falcone, da parte mia e da parte di tutta l'organizzazione, per il suo sostegno, che è stato veramente fondamentale per la realizzazione di questi eventi. Portare la musica non solo a Roccella, che la conosce benissimo la musica, ma anche in altri piccoli centri come per esempio Condoianni, è stato fattibile veramente grazie all'aiuto vostro, quindi grazie di cuore. Inviterei a suonare con me Agne Keblite, con un grosso applauso. Faremo sentire due composizioni. La prima di Enrico Melozzi si chiama Ligea. In realtà è stata ideata per violoncello e pianoforte, però il compositore stesso ce l'ha gentilmente trascritta per violoncello e arpa, credo proprio con Agne in mente. Quindi è una prima esecuzione per violoncello e arpa. Thank you.
secondo pezzo che vi abbiamo fatto sentire era... Si sente? Il secondo pezzo che vi abbiamo fatto sentire era una danza andalusa di Granados e adesso vi lascio in compagnia di Agne che vi farà sentire un pezzo di Albéniz, Asturia. Buon ascolto. Thank you.
Questa sera ho la fortuna di suonare con due arpiste, una più brava dell'altra. Io e Martina vi faremo sentire di Massenet, Méditation da Thaïs. Thank you.
È arrivato il momento di presentare un'ospite iraniana che avete avuto modo di conoscere nei giorni passati, perché è una bambina che suona il violino e canta anche molto bene. Ha la fortuna di avere la mamma che l'accompagna sia all'arpa che al pianoforte, perché anche la mamma suona due strumenti. Quindi intanto la inviterei sul palco, inviterei Nika e la mamma Nazli. Nei giorni passati abbiamo avuto modo di raccontarvi un po' la storia di Nika, e anche la mamma ci ha voluto raccontare diversi aneddoti anche durante la bellissima conferenza che si è tenuta a Roccella qualche giorno fa sul castello. E a Nika piace cantare in tante lingue diverse, infatti in diverse occasioni ci ha fatto sentire canti persiani, canti giapponesi, ovviamente canti italiani, chiaramente, essendo l'Italia al centro del mondo per quanto riguarda la musica. E questa sera ha scelto per noi una canzone persiana e una canzone armena. Sono due temi popolari. Comincia con una canzone turca, scusatemi.
Adesso sentiremo l'insegnante di Nico, una meravigliosa cantante, Laura Catrani, che ci farà sentire una canzone di Ginastera accompagnata all'arpa da Agne Keblite. Spagos hay un árbol que del olvido se llama al que vuela de esperarse vida le da los moribundos del Adesso vorremmo invitare i più piccoli sul palco, tutti i ragazzi che hanno partecipato ai corsi in questi giorni, alle masterclass. In realtà ognuno di loro avrebbe voluto salutarvi con un breve pezzo,
Solo che abbiamo pensato che la serata sarebbe durata almeno 12 ore, quindi abbiamo cercato di stringere i tempi e di dedicare questa serata più che altro agli insegnanti, con un piccolo spazio sul palco per loro, però per ricevere i diplomi di partecipazione a questo festival, perché non hanno soltanto avuto la possibilità appunto di fare lezione, ma anche di condividere il palco con i loro insegnanti e di fare musica assieme, di poter salire sul palco in questi bellissimi posti che avete riservato per noi, il castello di Roccella meraviglioso, il convento dei Minimi l'altra sera, Piazza Vecchia a Condoianni, dei luoghi che penso siano rimasti nel cuore di tutti i ragazzi. Quindi vorrei invitare sul palco innanzitutto mio padre Mike Cirvani, che è stato veramente il fulcro di questa operazione, nonché si è occupato della parte artistica, della direzione artistica, quindi lo vorrei invitare con un applauso. Sempre se c'è. E vorrei invitare anche il presidente della Proloco, Pietro Ritano, per ringraziarlo ancora una volta per tutto il suo supporto e per dare anche a lui i diplomi che saranno consegnati ai nostri ragazzi. Inviterei subito sul palco Setayesh. Dov'è? Setayesh, are you here? Ci siamo messi d'accordo per tre quarti d'ora sull'ordine di consegna, perché tra l'altro Setayesh ha una sorpresa per noi, perché oltre ad essere una bravissima arpista è anche un atleta, quindi sta preparando un numero speciale e forse per questo si è assentata. Mi ha chiesto, voleva essere la prima, però intanto andiamo avanti. Inviterei Farnaz. Bravissima. Avrete il piacere di sentirla tra poco, la nostra violinista. Bravissima. Invitiamo Nico, che avete appena ascoltato. Nico ha un doppio diploma perché ha partecipato sia al corso di canto che al corso di violino, quindi due volte grazie e due volte complimenti. Adesso invitiamo gli allievi di violoncello, Beatrice, Martina e Giulia. Fate un applauso. Che si sono presentate rigorosamente con la maglietta dei 100 violoncelli, ovviamente. Vai, vai avanti, vai. Invitiamo sul palco Ariano, chitarrista bravissima che abbiamo ascoltato ieri e l'altro ieri. Invitiamo sul palco Matteo, chitarrista, che abbiamo ascoltato al Convento dei Minimi. Grazie Matteo. Matteo, oltre a seguire il corso di violino, si è anche prestato ad accompagnare tutte le nostre violoncelliste, praticamente. Io provo a rinvitare Setayesh, la nostra ballerina e arpista.
invitiamo Jamshad, che ha partecipato al corso di pianoforte. Saina, dove sei? Eccola, la più piccola. Saina è pianista e arpista e anche lei riserva una sorpresa per noi questa sera. È la più piccola, quindi i più piccoli vanno sempre premiati. Shahrzad. Eccola. Le nostre arpiste sono tutte in bianco questa sera. Invitiamo Sepanta. Tutto bene? Oh, arpa, vero? Il nostro piccolo arpista maschio. Invitiamo Negar. Adrina. Adrino, scusate. Lei è la gemella, vero? Sono gemelli in realtà e suonano tutti e due l'arpa, sarebbe bello vederli insieme. Forse adesso si metteranno vicini. E un applauso e un ringraziamento a Silvia Costantini, iscritta al corso di musica da camera, la quale si è prestata ad accompagnare diversi ragazzi. Proporrei di far venire avanti i nostri ragazzi e di fargli un applauso insieme. Devo dire che se ci fossimo coordinati bene quanto ci siamo coordinati per questa foto di gruppo, anche per tutto il resto, saremmo stati veramente impeccabili. Sono tutte in bianco, fantastico. Vi chiedo adesso 5 minuti di intervallo per dare il tempo alla nostra atleta di cambiarsi e rientrare in scena in veste di atleta. Quindi 5 minuti di intervallo. Grazie. Proprio l'integrazione con le diverse culture. Infatti questo progetto abbraccia diversi popoli, che sono quello dell'Iran, quello dell'Inghilterra, della Cina, del Giappone, e soprattutto in un momento, dico io, storico, dove magari molte volte vediamo fuoriuscire sentimenti negativi, che sono quelli del razzismo, dell'odio e della guerra. Ecco, questo progetto vuole portare avanti proprio questo messaggio, il messaggio dell'apertura alle diverse culture e all'unione tra i popoli. E pensiamo che la musica sia il mezzo, uno dei mezzi necessari per integrare pienamente le diverse
culture e i diversi modi di pensare. Non smetterò mai di ringraziare Leila per tutto quello che ha fatto, suo padre Mike Scirvani, Enrico Melozzi, i ragazzi sempre splendidi, Pierluigi, Salvatore, Diego, Maria Grazia, tutti i ragazzi della Prologo sempre attivi in prima persona a spendersi attivamente per queste iniziative che a parer mio onorano Roccella. Grazie ancora e buon proseguimento. Adesso accogliamo la più piccola delle nostre arpiste con la sua maestra, Noz Lee, che ci faranno sentire Lago di Cigni di Tchaikovsky con una piccola sorpresa scenografica. Thank you.
Adesso invitiamo la nostra violinista iraniana, Farnaz, che ci farà sentire una canzone persiana, accompagnato al pianoforte sempre da Nazli, l'arpista che avete appena ascoltato, adesso suonerà il pianoforte. Un applauso a Farnaz. Thank you.
Adesso vi presentiamo il grande ospite di questa serata, un grandissimo fisarmonicista e organettista italiano che è venuto qui in Calabria ieri proprio per stare con noi per queste serate finali e per regalarci dei momenti molto virtuosistici. Quindi farei un grosso applauso a Danilo Di Paolo Nicola. Thank you.
Grazie, questa era una mia composizione dal titolo Seven Steps, è una composizione che fa parte del mio ultimo disco dal titolo No Gender, prodotto da Enrico Melozzi. Il prossimo brano è un brano di origine turca dal titolo Aydeyano, è un brano dispari in 7/8. Grazie.
Grazie. Il tempo tecnico per cambiare lo strumento e vi faccio ascoltare un'altra mia composizione dal titolo Walzer in 12 ottavi.
Grazie. Grazie. Grazie, siete davvero molto gentili. Io sto per concludere la mia performance e vi faccio ascoltare un brano della mia terra. Io sono abruzzese, quindi vi farò ascoltare un saltarello che è molto molto simile alla vostra tarantella regitana. Volevo, prima di lasciarvi, volevo ringraziare Leila Scirvani e tutta l'organizzazione per avermi permesso di essere qui questa sera e il bravissimo fonico d'eccezione Enrico Melozzi. Grazie. Thank you.
Grazie Danilo. Grazie a tutti i musicisti di questa sera, grazie ancora a Pietro Ritano, grazie a Bruna Falcone, grazie a Mike Cirvani, grazie ad Oriana Santini che con moltissimo amore si è prestata ad aiutarci durante tutte queste serate, grazie ad Enrico Melozzi, nostro sostenitore che sarebbe dovuto essere su questo palco e invece è in fondo alla sala ed è grazie a lui che avete sentito tutti gli altri musicisti questa sera. Grazie a tutti, grazie Roccella, ci vediamo l'anno prossimo.